Allora, care amiche e cari amici, io salve dal vostro capitan Santenchan. Le Olimpiadi sono iniziate già da tempo e finiranno forse in 4 o 6 giorni, non lo so. Non le ho seguite dall'inizio, non le sto seguendo. Credo siano le Olimpiadi invernali di Beijing. E come al solito sono sempre state così politicizzate. La faccenda che in Cina non rispettano i diritti umani delle minoranze religiose, etniche, per esempio gli uiguro, i tibetani, i praticanti di Falun Gong, i manciù, e poi il fatto che i fatti di Piazza Tiananmen, chi si ricorda Piazza Tiananmen? Le manifestazioni per la libertà, per la pace, iniziarono chiedendo più libertà civili e finirono col voler chiedere le dimissioni del premier e la dissoluzione del Partito Comunista Cinese, come è successo con la perestroica e la glasnost di Mikhail Gorbaciov. E furono repressi nel sangue. Quindi anche quest'anno, come tutti gli altri anni, ufficialmente i governi non partecipano alle Olimpiadi, i governi del mondo, di quasi tutto il mondo, a parte Russia. Quindi alle aperture non sono andati rappresentati di nessun governo. Ma in pratica quello che è successo è che sono andati atleti di tutto il mondo. Quindi è un doppio discorso. Non vanno i rappresentanti del governo, ma vanno gli atleti a competere per le rispettive nazionalità. E quindi che boicott è? Sarebbe boicott se non ci andasse nessuno alle Olimpiadi. Invece vanno alle Olimpiadi, capito? E quindi alla fine voglio dire. Alla fine voglio dire, non è un boicott. Comunque, riprova è che le Olimpiadi a volte fanno notizie da sempre, non da oggi, care amiche e cari amici che seguite Santenchan, ma fanno notizie soprattutto perché politicizzate, sin dai tempi dell'Unione Sovietica. Sì, dai tempi del nazismo, sì, io intanto mi sto stancando il braccio. Si fa politica nello sport. Poi in questi giorni volevo parlare, fare un video perché ho scoperto che purtroppo Marco Cosimo, al secolo Marco Alonso, il fondatore del canale Il Decimo Toro, è venuto purtroppo a mancare circa 4 mesi fa e io volevo dedicargli un video, poi mi è mancato il tempo. Intanto faccio questo video che posso perché speriamo di inquadrarmi bene, perché mi sto filmando con la filmatrice principale di questo Motorola Moto X seconda generazione in 4K, in ultra HD. Vediamo come viene e quanto pesante sarà il video. Comunque, ecco, volevo dedicargli a Marco Cosmo, meglio conosciuto, il suo nome era Marco Alonso, il fondatore del canale Il Decimo Toro. Volevo dedicargli un video, forse glielo dedicherò. Ma sono arrivato tardi. Purtroppo io lo seguivo ed è da 4 mesi che
che non c'era del nuovo materiale, cioè avevo dei sospetti, purtroppo questi sospetti si sono avverati. Ma ritornando alle Olimpiadi, niente, sono un evento commerciale, politicizzato, e niente, io non le seguo, non le ho mai seguite le Olimpiadi d'inverno, d'estate. Poi hanno voluto fare sempre più versioni delle Olimpiadi, le Paraolimpiadi, eccetera, eccetera. Ma per me lo sport, se non lo pratichi, non ti serve. Lo sport è l'oppio dei popoli. Poi la gente a dire: abbiamo vinto! Il nostro paese ha vinto! Siamo arrivati primi! Tutte le masse. Ma tu non sei arrivato primo. Sono arrivati primi gli atleti. Nel caso delle squadre di calcio, poi le squadre di calcio sono dei club privati. Anche le nazionali di calcio sono dei club privati. Ma se volete sapere di più, io in tutti questi anni ho fatto dei video sulle Olimpiadi e sui mondiali di calcio e sul calcio in generale, esprimendo le mie opinioni. Quindi cercate sul mio canale Calcio Olimpiadi e mondiali di calcio. Non mi dilungo di più, altrimenti questo video verrà pesantissimo, perché lo sto girando in ultra HD, cioè 4K. Però ecco, le ho sempre considerate irrilevanti le Olimpiadi. Poi, se vorreste, lasciate i vostri commenti, se volete, sotto questo video. Che ne pensate di queste Olimpiadi? Secondo voi sono un'altra volta politicizzate? Servono a qualcosa? Insomma, commentate quello che volete sotto questo video. Vi saluta il vostro Santen Chan e arrivederci. E volevo dire appunto di queste Olimpiadi che sono sempre più politicizzate, commercializzate, che non servono a niente, che generano sprechi. Abbiamo molte strutture ed infrastrutture olimpiche in Italia che sono cadute in disuso, in abbandono, bisognerebbe restaurarle, rimetterle, rivalorizzarle, rimetterle in patrimonio, ma non si fa niente. E così è anche in tutto il mondo. Fanno delle enormi città, olimpioniche e mondialiste per poi abbandonarle, e che ci vanno i senza tetto, i drogati. Fatemi sapere qualcosa, cosa ne pensate. E arrivederci, dal vostro Santen Chan. Io da più di 7 giorni non facevo un video, quindi ne approfitto adesso che sto fuori a farne uno. Vediamo com'è venuto.